Se prova a giocare, che davanti si finisce 0-0 la partita fra Vicio Maggio e Cortona Camuscia. Si fanno preferire i padroni di casa, ma non riescono a sfondare la forte retroguardia degli ospiti. La squadra di casa, come ho detto, si fa preferire per le molte occasioni avute in zona gol, ma non è riuscita mai a superare l'attenta difesa ospite, perché diciamo che nella possibilità che ha avuto nel secondo tempo, quando c'è stata una bella punizione di Salvadori, in questo caso Palazzini aveva deviato e sembrava una visione vincente, è stato l'intervento di Duri a salvare capre e cavoli, perché sennò sarebbe stato ormai, la partita era quasi incanalata nel finale, perché fossimo stati all'85esimo, se fosse entrata quella palla lì forse la partita sarebbe finita 1-0 per i padroni di casa, che in questo caso avrebbero accorciato le distanze con la Fonte Belverde. Questo è, diciamo, quello che si può dire della partita. La partita poi è stata comunque equilibrata, hanno avuto anche le loro occasioni gli ospiti, che con Nandesi nel finale di partita hanno impegnato Brilli severamente con un intervento abbastanza complicato. Comunque il punto va bene per ora a entrambe le formazioni, che si rimangono a galla per la seconda piazza, perché a questo punto sperare in una classifica che vada a dare noia, in questo caso alla Torrita, pare ormai complicato per tutti, compreso Vicio Maggio e Camuscia ovviamente. Da Vicio Maggio per Sport a chilometro zero, Alberto Berti.